Salve amici ed amiche, bentornati su questo canale. Parliamo nuovamente della Tartaria. Ho trovato questa immagine della Tartaria dell'Enciclopedia Britannica del 1771, volume 3, pagina 887, che si trova ad Edimburgo. Si legge: Tartaria, un vasto paese nelle parti settentrionali dell'Asia, delimitato dalla Siberia a nord e ad ovest. Questo territorio è chiamato Grande Tartaria. I tartari che si trovano a sud della Moscovia e della Siberia sono quelli di Astrakhan, Circassia e Dagestan situati a nord-ovest del Mar Caspio. I tartari kalmunchi che si trovano tra la Siberia e il Mar Caspio. Gli Uzbek tartari e moguls che si trovano a nord della Persia e dell'India. E infine quelli del Tibet che si trovano a nord-ovest della Cina. Quindi qui affermano che era una nazione. A differenza di quello che scrive Wikipedia, dove si legge che era una regione storica dell'Asia, ma come sappiamo, Wikipedia ama cambiare i significati, come si vede anche nel video Riscrivere la storia in diretta Auguste Piccard, che trovate sempre su Indice Alfabetico. Qui troviamo ancora una volta l'opposto di quello che scrive Wikipedia da questo documento del 1701, A System of Geography. Non leggerò tutto perché usano le F per le S e sicuramente farò qualche errore di traduzione. Così il paese di Tartaria, chiamato Grande Tartaria per distinguerla dalla Tartaria minore in Europa, ha per i suoi confini ad occidente il Mar Caspio e la Tartaria moscovita. A nord, in Scizia, è il Mar Tartaro. Così come potete vedere, la Tartaria è chiaramente una nazione che deve inoltre distinguersi dalla Tartaria minore che si può trovare in Europa, dimostrando così che la Tartaria era presente e in qualche modo si espanse in Europa da qualche parte, magari in Francia. Questa è apparentemente la più grande regione dell'intero continente asiatico che si estende molto più lontano, sia verso nord che ad est. Forniscono anche i gradi di latitudine e i gradi di longitudine. Ma vediamo di scovare altro. Questo è un documento della CIA declassificato nel 1998 e creato nel 1957. Sentite cosa si legge. Il 9 agosto 1944 il Comitato Centrale del Partito Comunista, riunitosi a Mosca, emanò una direttiva che ordinava al Comitato Provinciale Tartaro del Partito di procedere ad una revisione scientifica della storia della Tartaria, per eliminare le gravi mancanze ed errori di carattere nazionalistico commessi da singoli scrittori e storici nel trattare con la storia tartara. 12. In altre parole, la storia tartara doveva essere riscritta. Diciamocelo, doveva essere falsificata per eliminare i riferimenti alle grandi aggressioni russe e per nascondere i fatti del reale corso delle relazioni tartaro-russe. E questo non era un caso isolato. In ogni area musulmana, all'interno dell'URSS, gli storici su ordine del Partito Comunista hanno riscritto la storia per distorcere i fatti in modo che i russi appaiano sempre in buona luce. Inutile dire che le storie che presentano i fatti in modo veritiero sono state ritirate e distrutte, in modo che alle generazioni presenti e future di musulmani sia per sempre negata la possibilità di conoscere i veri fatti del passato delle loro nazioni. Questo è il modo in cui i comunisti rispettano le credenze e i costumi musulmani, le istituzioni nazionali e culturali musulmane. Link del documento nella descrizione, così potete fare voi stessi le vostre verifiche. Dal libro Viaggi Tartaria, Tibet e Cina del 1844-45-46, a pagina 72 si legge: Il terzo giorno arrivammo, nella solitudine, su un imponente e maestoso monumento dell'antichità, una grande città completamente abbandonata, i suoi bastioni turriti, le sue torri di avvistamento, le sue quattro grandi porte rivolte verso i quattro punti cardinali erano tutte lì, perfette, in conservazione, salvo che, oltre ad essere sepolte per tre quarti nel terreno, erano ricoperte da uno spesso strato di torba. Giunti di fronte alla porta meridionale, ordinammo a Sam Dad Kiemba di procedere tranquillamente con gli animali mentre facevamo visita alla città vecchia, come la designano i tartari. La nostra impressione, quando entrammo nel vasto recinto, fu di stupore misto a tristezza.
Non si vedevano rovine di alcun tipo, ma solo il profilo di una grande e bella città, assorbita in basso da graduali accumuli di terra trasportata dal vento e in alto da un tortuoso manto erboso. La disposizione delle strade e la posizione degli edifici principali erano indicate dalle disuguaglianze del terreno. Gli unici esseri viventi che abbiamo trovato qui erano un giovane pastore mongolo che fumava silenziosamente la sua pipa e il gregge di capre di cui si prendeva cura. Abbiamo chiesto al primo quando la città è stata costruita, da chi, quando è stata abbandonata e perché. Tanto valeva interrogare le sue capre. Non sapeva altro che quel luogo si chiamava Città Vecchia. Tali resti di antiche città non sono infrequenti nei deserti della Mongolia, ma tutto ciò che è connesso con la loro origine e storia è sepolto nell'oscurità. Oh, di quale tristezza riempie l'anima un tale spettacolo! Le rovine della Grecia, i superbi resti dell'Egitto, tutti questi, è vero, parlano di morte, tutti appartengono al passato. Eppure quando li guardi, sai cosa sono, si possono ripercorrere nella memoria le rivoluzioni che hanno provocato la rovina e il degrado del paese che le circonda. Scendi nel sepolcro dove fu sepolta viva la città di Ercolano. Lì trovi, è vero, uno scheletro gigantesco, ma hai in te associazioni storiche con cui galvanizzarlo. Ma di queste antiche città abbandonate della Tartaria non rimane tradizione. Sono sepolcri senza epitaffio, in mezzo alla solitudine e al silenzio, ininterrotti se non quando i tartari erranti si fermano per un po' nei recinti diroccati, perché lì i pascoli sono più ricchi e più abbondanti. Ho trovato anche sul giornale The Daily Union del 14 febbraio 1849 questo trafiletto. La signora Anna Bishop sosterrà 7 personaggi distinti in un costume appropriato usando 6 lingue diverse per cantare in russo, tedesco, inglese, francese, tartaro e italiano. Interessante, vero? Esistono troppe tracce di elementi importanti che fanno capire che è stata cancellata una intera nazione grazie ai manipolatori, i quali inventano e modificano la storia e la cosa si sta ripetendo ogni giorno. Questa mia breve ricerca si ferma qui, ma ricordate che sulla pagina Indice Alfabetico trovate diversi argomenti sulla Tartaria, compreso il libro Tartaria tradotto in italiano. C'è anche l'interessante video Copenaghen, edifici della Tartaria. Buona visione!